Attese promesse, il CIP ha sbloccato 250 milioni di euro che serviranno per costruire il tratto più importante e decisivo della nuova autostrada della Val Trompia, il tratto più critico da Concesio a Sarezzo per poi salire fino a Villa Carcina e a Lumezzane. 250 milioni che la Serenissima deve girare all'ANAS. Gli espropri sono già stati fatti, adesso si possono appaltare i lavori. Per un'autostrada in nastro di partenza, un'altra che fatica a decollare, la Brebemi. Qui si attende per fine anno il completamento dei collegamenti con Brescia e a Milano l'avvio dei lavori con l'ex dogana di Sagrate. È il completamento importantissimo per noi degli assi di penetrazione su Milano, quindi della Paulese e della Cassanese. Quel completamento di queste infrastrutture previsto nel suo complesso per il 2020 si prevede di avere un ulteriore incremento di circa 18.000 VTGM. La tangenziale esterna di Milano, inaugurata un anno fa, registra significativi dati di traffico. Se parliamo in termini di transiti, quindi quante persone entrano e escono dall'autostrada in un giorno, abbiamo in un giorno feriale tipico un numero che è intorno alle 60.000 unità, con picchi a 70.000. Nei festivi questa percentuale scende molto e siamo in ordine ai 30.000 transiti.